Dopo tutta questa attesa è il minimo che ci può offrire. Buonasera al nostro ospite Marco Verrigni. Buonasera a voi. Allora Marco, una sconfitta a Reggio Calabria, io ero desideroso di conoscere il tuo pensiero. Come hai visto questa partita? La partita per noi è stata, diciamo, un po' l'ennesima prova che fuori casa non siamo in grado di gestire determinate situazioni del tipo che quando siamo andati al terzo quarto, finale del terzo quarto, siamo riusciti a prendere vantaggio di 13 punti. E lì dobbiamo essere veramente più lucidi, più freddi e riuscire a gestire la situazione di vantaggio, perché altrimenti così fuori casa prendiamo una costante e non riusciamo a vincere nessun tipo di partita. Se non vinciamo la partita a quel vantaggio diventa dura fuori casa. Un campionato sempre più strano, tutti possono vincere contro tutti, che cosa ne pensi? Sì, questa è l'idea che avevo prima che iniziasse questo campionato, perché il campionato alla fine chiamiamo come vogliamo, la vecchia B1, la dilettanti, comunque equivale alla terza divisione nazionale. Quest'anno c'è la novità dei due stranieri da inserire, e dove inserisci due stranieri per squadra penso che sia una costante questa cosa che hai detto tu, nel senso che gli americani, il più delle volte, la base italiana va bene, ma il più delle volte gli americani una partita singola possono fare la differenza sempre e comunque, quindi c'è da aspettarsi di tutto ogni domenica. Come hai visto la Viola Reggio Calabria, il tuo avversario? Guarda, io l'avevo vista la settimana prima, ne avevamo visto un po' di filmati ovviamente della partita precedente, e dicevo a tutti, soprattutto predicavo umiltà, perché detto, guarda, non è quella squadra che abbiamo visto lì a Bari, e sapevo che comunque non è. Ovviamente non è una squadra di primissima fascia, ma comunque una buona squadra che va presa con le dovute molle. Quindi io sapevo che ci aspettava una gara difficile e così è stato. A dimostrazione del fatto che comunque una squadra che era anche abbastanza acciaccata, con Ammannato che si diceva dalla vigilia non scendesse in campo. Comunque una squadra messa bene in campo con un ottimo allenatore, che io ritengo un ottimo allenatore. Un allenatore preparato che sa mettere bene le squadre in campo, quindi sapevo le difficoltà alla vigilia e purtroppo questa cosa per noi è stata confermata, che era una squadra da prendere con le dovute precauzioni, Marco, insomma. ne parlavamo lontano dai microfoni. Roseto è una città di basket, come Reggio Calabria. Ci puoi dire un attimino che cifre ci sono a Roseto? Quanta gente va al palazzetto? Dall'anno scorso abbiamo fatto gli spareggi per andare in questa categoria, dove poi è andata male la finale, abbiamo arrivato i secondi e abbiamo perso la finale, però come tramite questa l'anno scorso si era ricaduto un entusiasmo clamoroso, siamo arrivati i giorni della finale a 3.500 persone, che è stata un po' una costante di tutta la fase dei playoff. Quest'anno eravamo ripartiti sulla stessa onda, nel senso. Le prime partite 2.500, partiamo sempre da una base di 2.500 persone, quindi voglio dire, Roseto, Reggio, ti parlo di altre piazze in Italia, quali possono essere Brindisi, posti di tradizione che hanno avuto sempre la pallacanestro, hanno avuto sempre il calore, l'apporto dei tifosi, quindi su questo, questa è una cosa su cui possiamo contare, è una cosa molto molto positiva. In tanti ricorderanno una tua splendida annata in Calabria, nella vicina Rosarno. Tu cosa porti con te di quell'esperienza? Ma esperienza, io ero già, diciamo, a fine carriera in età abbastanza avanzata, però ho dei ricordi molto belli di quell'annata, soprattutto della Calabria e dei calabresi, quindi porto molto rispetto per la gente della vostra regione, perché con me sono stati veramente super. Senti ancora qualcuno di quel gruppo? Sì, li sento, anzi li saluto se sono in ascolto, tutti i ragazzi che giocavano con me quegli anni lì, particolarmente i ragazzi comunque di Reggio, perché in quella compagine, diciamo, che militavano in tanti. Crisi del basket, sono 2 anni che Antonio Iaria, per scelte personali o no, non gioca, che ne pensi? L'ho sentito proprio domenica scorsa, e poi non ci siamo visti perché lui aveva degli impegni.
E infatti gli ho detto, è uno spreco che non giochi, perché comunque lui era un giocatore di quelli veramente talentuosi, che poteva aspirare un po' più di applicazione, un po' più di, con meno impegni lavorativi, poteva aspirare a fare il giocatore di altri livelli. Marco, è stato un piacere, in bocca al lupo per il proseguo del campionato e ci sentiamo presto. Piacere mio, un saluto a tutti e crepi il lupo anche a voi, in bocca al lupo. Grazie mille, questo era Marco Verrini, direttore sportivo della Modus Roseto.